Pace e bene a tutti, benvenuti con il nostro appuntamento con i Santi. Oggi, 7 marzo, ricordiamo Santa Perpetua e Felicita. Ascoltiamo la loro storia. Felicita e Perpetua sono tra i martiri africani più illustri della cristianità. Queste due spose e madri subirono il martirio sotto l'imperatore Settimio Severo. Perpetua fu una colta matrona di 22 anni, sposa e madre di un bambino e originaria di Cartagine, una città africana all'epoca molto credente. Queste due sante furono condannate a morte perché cristiane che non cedettero alle autorità che le processarono chiedendo di fare sacrifici agli dèi. Perpetua, inoltre, non soccomberà nemmeno dietro le insistenze del padre pagano. Di quei giorni, Perpetua e Saturo scrissero un diario, le cui annotazioni vennero poi riprese probabilmente da Tertulliano, che senza modificarne i racconti personali li avrebbe intercalati con una parte narrativa. Tertulliano documenterà il martirio di Perpetua, della giovane Felicita, figlia dei suoi servi e in gravidanza avanzata, e di quattro uomini di nome Saturo, Saturnino, Revocato e Secondulo. Subito dopo l'arresto vennero rinchiusi in una segreta del carcere di Cartagine. Perpetua non temeva la morte per sé, ma si preoccupava per la vita del figlio. Pagando una mancia, riuscirono ad allontanarsi per poco tempo, ristorandosi dal caldo soffocante delle carceri affollate. E così Perpetua riuscì, finalmente, ad allattare suo figlio ormai stremato e ottenne persino che rimanesse nel carcere con lei. La giovane Felicita era incinta. La legge romana proibiva l'esecuzione capitale delle donne incinta. Felicita ottenne dal Signore la grazia del parto. Nacque una bambina e lei, insieme a Perpetua e agli altri compagni martiri, la mattina del 7 marzo lasciò il carcere per entrare nell'arena a combattere contro le fiere. La loro professione di fede sarà il martirio nel nome di Cristo. Perpetua e Felicita, due giovani donne. Abbiamo ascoltato che la loro storia è una storia di martirio, quindi una storia di sofferenza, uccise nell'arena con le bestie feroci sotto lo sguardo degli spettatori che magari applaudivano e godevano di quella violenza. Della loro vita io voglio sottolineare questo aspetto. Erano due madri, una giovane madre di una creatura che ancora stava allattando al seno. Invece l'altra era ancora incinta e per la legge romana non doveva essere condannata a morte, ma i romani ignorarono questo dettaglio, tant'è che poi per miracolo questa creatura venne al mondo e fu adottata prima del tempo. Che cosa ci dice questo? La maternità, ma al giorno d'oggi la maternità, come è vista? È ancora vissuta dalle donne come un valore, come una grande opportunità, come uno sbocco, usiamo questa parola del mondo professionale, addirittura vocazionale, una via di realizzazione per la donna? O a volte è diventato anche un piccolo ostacolo, un qualcosa da tenere a bada, da dominare? Ecco, questo lo dico a tutte le donne e anche alle giovani coppie. La maternità cos'è per voi nel vostro orizzonte di vita? Queste due donne non hanno potuto vivere la loro maternità e i loro figli non hanno potuto avere le loro madri con sé. Che brutto per un bambino non poter crescere con l'affetto di una madre. Allora ci affidiamo alla loro intercessione perché proprio il loro sacrificio possa portare una riscoperta della maternità alla nostra società e al nostro mondo. E quindi insieme invochiamo la loro intercessione. Santa Perpetua e Felicita, pregate per noi.